Molte storie dell'orrore sono frutto di fantasia. Alla fine si sa sempre che, per quanto possano suscitare paura, si sta parlando di qualcosa di falso. Quelle che vi racconterò oggi sono invece storie vere e documentate. Quindi, senza indugiare oltre, direi di immergerci nella terrificante realtà di queste vicende. Io sono Luigi, questo è Luigi per caso, e queste sono tre oscure storie di mare. Si arrampicò su un albero e scavalcò alte siepi. Abbaiando, i cani fecero accorrere i guardiani. Costoro rimasero terrorizzati, poiché l'animale era di straordinaria grossezza. Sembrava coperto di salsedine ed emanava uno spaventoso fetore. Il mostro mise in fuga i cani con tremendi sbuffi, li frustò con la punta dei tentacoli e li batté con le braccia più grosse, come mazze. Scriveva così lo scrittore romano Plinio il Vecchio, nella sua opera Storia Naturale. Un'enorme piovra devastava gli allevamenti di pesci dei romani, lungo le coste spagnole di Gibilterra. Si provò a mettere delle palizzate, ma il ladro riusciva sempre ad entrare e a fare razzie. Una notte, la creatura venne circondata dai cani mentre si trovava sul terreno. Ci vollero diversi tridenti per abbattere il mostro. Plinio scrisse: molti tridenti si conficcarono nel suo corpo e la bestia venne infine uccisa. I pescatori mostrarono la testa del polpo a Lucullo, allora proconsole in Betica. Era grossa come una botte. Le sue braccia, più grandi, non potevano quasi essere abbracciate da un uomo. Erano lunghe 10 metri e le ventose grosse come urne. La bestia aveva enormi denti e ciò che di essa rimase venne conservato e pesava 320 kg. Potrebbe sembrare una tipica leggenda da marinai, di quelle che si raccontano nei momenti di riposo nei porti. In realtà, diverse specie di polpo sono capaci di strisciare fuori dall'acqua per cambiare pozzo di marea o per predare granchi. Inoltre, è relativamente recente il ritrovamento di un calamaro gigante nel Mediterraneo, lungo le coste spagnole. Queste due evidenze potrebbero rendere il racconto di Plinio il Vecchio plausibile. Il 6 giugno del 1721, lungo la spiaggia del Ponte della Maddalena, Golfo di Napoli, un pescatore che stava nuotando alla ricerca di molluschi fu sbranato da una grande creatura. Gli altri pescatori, per vendicare la scomparsa del loro compagno, si impegnarono per catturare il mostro. Qualche giorno dopo la bestia fu catturata. Era uno squalo bianco di 5 metri. Per la puzza che emanava lo squalo, fu squartato il giorno dopo. Nello stomaco deformato, i pescatori vi trovarono una parte del cranio del loro compagno, con ancora i capelli attaccati, la tibia e una sezione di spina dorsale, con tanto di costole. Lo squalo fu bruciato pubblicamente, visto che nessuno avrebbe mai voluto cibarsene. Nel 2010, nelle tiepide acque delle Bahamas, successe un avvenimento non meno inquietante. Poco prima che il sole si levasse, Humphrey Simmons, investitore finanziario, e il suo amico Kate Ferguson erano già a pescare cernie, a 35 miglia a sud di Nassau. Dopo numerose catture, perse per via degli squali famelici, i due decisero di spostarsi in acque più tranquille. Fu qui che alla canna da pesca di Simmons abboccò qualcosa di incredibilmente pesante. Non poteva essere una cernia, ma un grosso squalo. Il pescatore si aspettò di vedere la propria lenza sibilare, sempre più forte, per poi spezzarsi. Ma così non avvenne. Dopo un lungo combattimento, la preda fu salita a bordo e mentre i due pescatori tentavano di togliere l'amo dalle fauci dello squalo, qualcos'altro venne fuori. Lo squalo tigre
rigurgitò una gamba umana intatta dal ginocchio in giù. Decisero così di portare lo squalo al porto e contattarono le autorità. Lo squalo, dal ventre deforme, emetteva una puzza orribile di morte. Una volta sulla terraferma, il pesce fu squartato e nello stomaco vi trovarono quel che rimaneva del cadavere di un uomo, ormai in parte digerito. La mancanza della testa rese lo straziante riconoscimento difficile, ma alla fine si giunse alla conclusione che quei resti appartenevano ad un uomo scomparso in mare, qualche giorno prima. Molto probabilmente l'uomo annegò e lo squalo tigre, da efficace spazzino, si sbarazzò del cadavere, divorandolo. Per quanto possa sembrare strano, l'essere umano è parte della natura e quest'ultima lo tratta come tutti gli animali. Nel triste epilogo di questa storia, l'uomo è diventato cibo per altre creature. Basta essere furbi, aspettare delle giornate di mare giusto e chi vuoi che se ne accorga? E il mare, che ne sarà del mare se l'ammorbiamo? Ma sai quanto ce ne fottiamo del mare? Pensa ai soldi, che con quelli il mare andiamo a trovarcelo da un'altra parte. Calabria, Aspromonte. Una terra dura, di boschi e impervi sentieri. Il carsismo della zona è responsabile della formazione di numerosi complessi di grotte sotterranee. Molte di queste sono sconosciute, visto che numerosi speleologi che hanno provato ad entrarvi sono stati minacciati con i mitra. L'Aspromonte è stato per anni dominio assoluto dell'Ndrangheta, che ha approfittato dei suoi fitti boschi per nascondervi vittime di sequestri, armi e rifiuti tossici. Tra gli anni 80 e 90, la Calabria diventerà infatti cimitero di scorie radioattive, pecunia non olet per i clan. La radioattività uccide lentamente, è pressoché invisibile e spesso ci si rende conto di essere spacciati quando è già troppo tardi. Altre volte invece basta un minimo contatto, anche di pochi secondi, e si è già morti. Presto anche i clan mafiosi se ne resero conto. Quando tutte le persone che avevano intorno, giovani sani, uomini robusti, donne e bambini, interi paesi, cominciarono a morire di un male misterioso e invisibile. Stanno scoppiando. Questi inquinano falde d'acqua. È pericoloso il discorso. Vi siete fatti sequestri, siete nella droga, ma queste cose qua, guardate, che non sono perdonabili per nessuno. Perché qua è una distruzione di paesi, di famiglie, tutti con la leucemia. Leucemia, ragazzini di 6 anni, 7 anni, si beve a casa, abbeverate l'orto, si beve l'acqua. Ci mangiamo la carne. Oggi, per quello che hanno fatto, dovrebbero solo mettersi una corda al collo. Si muore in montagna e si muore in mare. Doveva essere una giornata di pesca come molte altre, quella che speravano di fare i due cugini squillacioti, Augusto e Fausto. Si trasformò invece in una condanna a morte. Io e mio cugino Augusto stavamo tirando le reti, quando a un certo punto abbiamo visto una palla di fango impigliata nelle maglie. L'abbiamo presa e abbiamo sentito immediatamente un forte bruciore, alle mani e agli occhi. Così l'abbiamo subito ributtata in mare. Da allora ci siamo ammalati di leucemia mieloide. Augusto è morto. Io ho subito già un trapianto, ma sto ancora molto male. Qualche anno dopo questo intervento, nel 17 giugno 1995, alla rivista Cuore, anche Fausto raggiunse suo cugino all'altro mondo. Qualche anno prima,
nella stessa zona dove i due cugini calarono per l'ultima volta le reti, furono visti dei barili sommersi, con la dicitura rifiuti pericolosi. Sul fondo del Mediterraneo giacciono molte navi, relitti, affondati con l'intento di sbarazzarsi di carichi ingombranti. Questo fa quindi immaginare che il caso dei due cugini avvelenati dalle radiazioni non sia stato il primo e molto probabilmente non sarà l'ultimo. Nel silenzio delle profondità del mare, la mafia continuerà ad uccidere.